Sarà possibile immergersi nell'epoca della Roma repubblicana, calarsi nei fasti del Medioevo, ma anche respirare lo splendore del Rinascimento. Arezzo è pronta per un vero tuffo nel passato con Back in Time, l'appuntamento con la storia in programma per il 29, il 30 e il 31 luglio. Più di 50 gruppi storici, quasi 1000 tra rievocatori e figuranti, quindi un lavoro incredibile. Siamo molto soddisfatti perché la città nei 3 giorni avrà eventi continui, dalle 6 fino alle 11 ci saranno quasi 150 eventi in 3 giorni di ogni genere. 3 epoche, 3 location, si parte dall'anfiteatro dove sarà ricreata tutta l'epoca romana ed etrusca, poi ci spostiamo nell'area di Piazza Grande dove invece verrà ricreato il mercato rinascimentale come era nell'epoca, e in Palazzo di Fraternita sarà possibile anche provare i vestiti e le armature dell'epoca, per poi finire nella zona più massiccia che è quella del Prato, dove si ricostruirà completamente tutta l'epoca medievale con continue battaglie, anche in questo caso accampamenti che dureranno vari giorni. Qui diciamo che è un evento nell'evento, diciamo che il Back in Time ha 3 epoche che a sua volta sarebbero 3 eventi da soli. Un progetto in cui l'amministrazione comunale crede molto, ma anche nel quale ha investito molto. Abbiamo comunque investito risorse del turismo che sono state trovate apposta e che quindi non hanno drenato neanche 1 euro a tutta la parte che invece è più rivolta magari alla parte culturale e quindi alle associazioni locali. Il Comune ha settato un budget, che anche questa è una cosa un po' innovativa perché di solito si fanno i rendiconti dopo, invece noi abbiamo settato un budget che è di 80.000 euro più IVA, da questo vogliamo scendere sia con l'aiuto degli sponsor e con anche introiti magari dovuti proprio dalla manifestazione. Tra gli eventi collaterali, l'organizzazione di un grande mercato del tempo nel centro storico con oltre 70 bancarelle in stile antico con oggetti dell'artigianato tipico e le prelibatezze gastronomiche. I mercati sono in via Margaritone, vicino all'anfiteatro, in piazza Sant'Agostino, e nel percorso da Piazza Grande e che porta poi su al Prato. Tutto sarà tutto fatto in costume d'epoca, con materiali più o meno del tempo, insomma, con molte cose interessanti, non solo il mangiare ma anche artigianato. Tra i protagonisti della manifestazione non poteva mancare la Fortezza Medicea, location d'eccellenza della kermesse. Si potrà mangiare e degustare appunto i prodotti tipici del nostro territorio, si potranno fare visite guidate all'interno della fortezza, ma anche osservare le stelle con gli astrofili di Arezzo e soprattutto con gli spettacoli degli sbandieratori. E poi 2 grandi spettacoli, venerdì 29 Lindo Ferretti, uno spettacolo equestre musicale davvero da non perdere, e sabato sera il lancio delle lanterne per la prima volta in fortezza, da un luogo magico e davvero suggestivo.